Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Mi sto rendendo sempre più conto che è proprio inutile andare contropelo, cioè andare contro quello che la vita ti sta proponendo, o se preferite, se credete, quello contro la provvidenza ti sta proponendo, perché la provvidenza sa guidarti veramente bene, sa darti dei suggerimenti, bisogna avere l'accortezza di ascoltarla e soprattutto di fidarsi. Sempre più spesso mi rendo conto che ci sono delle stimolazioni, delle indicazioni molto chiare a fare, non fare una cosa, a seguire, a non seguire un determinato piano, ad assecondare o non assecondare certe passioni, certe aspirazioni, certe possibilità. E di fronte a tutto questo c'è soltanto un atteggiamento che ci conviene, che mi conviene, la mia esperienza dice che mi conviene. Vale a dire che di fronte alle cose che capitano devo cercare di cogliere il segnale, il verso, la direzione, il suggerimento che c'è dentro. C'è un piano che voglio perseguire e tutto sembra ostacolarlo? Forse vuol dire che non devo per forza andarci in quella direzione, che quello che sto cercando di raggiungere non è la cosa migliore, non è quello che ci serve realmente. Quante volte vi è capitato, a me è capitato spesso, di voler una cosa con tutte le mie forze, non riuscire a ottenerla e scoprire poi poco dopo che avrei trovato un'alternativa molto più valida, che mi è capitato di trovare un'alternativa molto più valida, qualcosa che veramente era quello che stavo cercando, ma non lo sapevo ancora. E se avessi insistito per ottenere quello che volevo, non avrei ottenuto questa seconda ricchezza. Quello che voglio dire è che bisogna realmente fidarsi. Fidarsi non vuol dire abbandonarsi a un fato che non ha senso, ma vuol dire cercare di cogliere dentro le cose che capitano il messaggio che è fatto proprio per noi, perché io ne sono fortemente convinto. In ogni cosa che ci capita c'è un messaggio specifico per noi, proprio per me, vuole dirmi qualcosa. Devo soltanto avere la capacità di ascoltare, di decodificare in alcuni casi, di avere proprio la pazienza di mettermi lì e comprendere, e allora troverò la strada migliore per me, al di là di ogni tipo di aspettativa. Buongiorno e buon caffè.